Ci siamo. Campobasso, buonasera. E prima una comunicazione di servizio. Pregherei di non pressare troppo, anche perché non ci sono transenne e lo spazio è abbastanza, possiamo stare comodi, è inutile fare calca. Allora, buonasera a tutti. Io voglio dare il più caloroso benvenuto da parte dell'intera comunità del Movimento 5 Stelle Molise, Campobasso, dal gruppo consigliare del Comune, della Regione e da tutti quanti noi, a tutta la carovana 5 Stelle che stasera ci ha onorato della presenza qui a Campobasso, Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e tanti altri che prenderanno la parola questa sera. Alessandro, vorrei spiegarti perché siamo qui dentro. Potevamo scegliere una piazza, abbiamo scelto questa piazza, anche perché una volta questo luogo veniva chiamato dai campobassani la piazza, perché questo luogo un tempo pululava di bancarelle, era un mercato, è ancora in mercato, purtroppo oggi è molto ridotto, però prima era pieno di bancarelle, di quella filiera corta che ci piace a noi, il chilometro zero, contadini che venivano a vendere i loro prodotti, e quindi qui era il luogo di socializzazione per eccellenza della città. Col tempo, purtroppo, anche per volontà politica, questo mercato è stato svuotato un po' di tutti i contenuti, innanzitutto dei venditori, quindi dei contadini, e purtroppo anche dei clienti, perché purtroppo è stato dato troppo spazio ai centri commerciali, e oggi si sceglie purtroppo di andare a comprare altrove preferendo la grande distribuzione. Questa è una cosa importante sulla quale dovremmo un po' tutti riflettere, cercando di preferire sempre i prodotti a chilometro zero. Quindi abbiamo scelto questo mercato, che è una struttura purtroppo un po' in decadenza, ma noi questa sera, riempiendola del nostro calore, vogliamo che sia il punto di partenza per una rivalutazione di questo luogo, che peraltro è oggetto ultimamente dei programmi di investimento e di rivalutazione da parte di finanziamenti regionali e dell'amministrazione, sui quali però noi dovremo attentamente vigilare, perché non vorremmo che questi diventassero poi un'occasione di cancellazione dell'identità di questo luogo, dove sono previsti parcheggi. Ecco, non vorremmo che questa piazza diventasse un domani un parcheggio, ma che restasse luogo di piccolo commercio per il beneficio di tutta la città. Io non devo assolutamente dilungarmi, perché ci saranno tanti interventi e sicuramente più qualificati del mio, quindi vi saluto tutti, vi ringrazio nuovamente e lascio la parola al nostro portavoce, alla Regione Molise, Antonio Federico. Grazie e buona serata. Grazie Campobasso, wow, che bel colpo d'occhio, benissimo, benissimo. Io sono molto emozionato perché insieme a Patrizia Manzo, la mia instancabile compagna di viaggio in Consiglio regionale, e tutti gli amici che in quest'ultimo mese stiamo girando le piazze della Regione Molise, anche quelle più piccole, anche i bar, i circoletti nei paesi di 200 abitanti, stiamo andando ovunque con le nostre forze, senza rimborsi e senza niente. E ci stiamo sacrificando perché abbiamo una preoccupazione seria, che questa riforma costituzionale, così come l'ha impostata il governo Renzi, perché è la prima volta che un governo detta la modifica di una Costituzione, va a stravolgere completamente tutti quei principi della prima parte della Costituzione ai quali noi ci siamo sempre aggrappati: il diritto alla salute, il diritto all'ambiente, a un territorio, al paesaggio. Viene tutto azzerato con questa riforma ed è così. Mi dispiace non avere il tempo di entrare nel dettaglio, ma i passaggi sono questi e sono chiari anche dalle indicazioni di voto che dà la Boschi, che dà Renzi, quando parla del perché votare sì, perché si risparmia sulla bolletta, piuttosto perché il diritto alla salute sarà uguale per tutti in Italia. Cosa falsissima, perché se il diritto di accesso alla salute qui a Campobasso in Molise è diverso da un cittadino di Milano e di Roma, la colpa non è della Costituzione, ma di chi ci governa, della politica. E questo è chiarissimo. Per 10 anni abbiamo avuto Michele Iorio, che ha disintegrato la sanità, e negli ultimi 3 anni Paolo Frattura ha preso quello che è rimasto e lo sta trasformando in privatizzazione. Questi sono i passaggi fondamentali che dobbiamo tutelare nella nostra Costituzione. E poi aggiungo un'altra cosa. Nelle ultime settimane è tornato lo sport preferito del Premier Renzi, quello di delegittimare e denigrare la nostra regione e la nostra istituzione, la nostra esistenza, dicendo che i consiglieri regionali del Molise votano tutti no perché si vogliono tenere la pagnotta. Io ho capovolto il concetto e ho detto: allora vuol dire che quelli che votano sì vogliono tagliarsi la pagnotta. E chi è che vota sì?
del Consiglio regionale, l'esecutivo, il presidente Frattura, il vicepresidente Vittorino Facciolla, che è tutta gente che ha continuamente bocciato ogni proposta del Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle per tagliare indennità, rimborse e quant'altro. E ce lo ricordiamo tutti, l'articolo 7, il portaborse e le Iene, ce lo ricordiamo tutti. Loro stanno dicendo questa cosa con questo livello di credibilità. Dicono votate sì per tagliare i costi della politica. Io e Patrizia Manzo in 3 anni e mezzo abbiamo rinunciato a 426.000 euro di stipendi. 426.000 euro in due persone. E con questa credibilità veniamo a dire a voi votate no a questa riforma, perché non è così che si tagliano i costi della politica e noi siamo l'esempio vivente. Il Movimento 5 Stelle è l'esempio vivente. Vi saluto e lascio la parola a chi mi segue e grazie Campobasso, grazie a tutti gli attivisti che ci hanno aiutato a fare questa splendida serata, grazie a tutti davvero. Buonasera a tutti, io sono Angelo Tofolo, un portavoce campano della Camera dei Deputati. Il 4 dicembre voterò no per due motivi in particolare, uno per il metodo al quale si è arrivata a questa riforma costituzionale e un altro al merito. Non mi dilungherò molto perché siamo un bel po' di colleghi e poi magari entreranno più nello specifico, vi dico soltanto due cose. La prima è che un Parlamento illegittimo, e politicamente illegittimo ed incostituzionale non poteva, non doveva permettersi di mettere mano alla Costituzione. Lo dichiarammo subito a gennaio 2014 quando il Porcellum fu dichiarato incostituzionale per due cose, ovvero per il premio di maggioranza e perché tutti noi cittadini non potevamo scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento. Ebbene, un Parlamento del genere non doveva toccare la Costituzione. Lo dicemmo all'epoca, lo diciamo ancora oggi, bisognava sciogliere le Camere, quindi il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto prendersi questa responsabilità, sciogliere le Camere, andare al voto, avere un Parlamento legittimo e soprattutto costituzionale, dopodiché mettere in mano la Costituzione. Per quanto riguarda lo specifico della deforma costituzionale, la cosa che più mi fa rabbrividire e che mi spaventa è il Senato non elettivo. Il Senato non viene abolito, viene abolita la possibilità da parte di noi cittadini di scegliere i senatori. E la cosa grave è questa, il giochino sta qui. Chi andrà in Senato, quindi i futuri sindaci e i futuri consiglieri regionali che andranno in Senato, riceveranno l'immunità. E allora io già vedo la scena, vedo che i peggiori, voi qua state in Molise, non conosco bene i dati, vi dico in Campania la scorsa consigliatura su 60 consiglieri regionali, escludendo l'ex presidente Stefano Caldoro, c'erano 59 indagati. Bene, il futuro Senato questi signori avranno l'immunità e quindi io già sento le sirene, cioè quando le sirene dei carabinieri andranno sotto casa del consigliere regionale o del sindaco per arrestarlo, gli arriverà la chiamata e questo signore sarà messo in Senato a ricevere l'immunità. Succederà questo e questo è il giochino, stiamo molto attenti. Un'altra cosa. Il 4 dicembre non ci sarà quorum, sembra una cosa banale ma non tutti lo sanno, parliamo con tutti, diciamolo a tutti, portiamo più persone possibile a votare no, perché o andranno 30 persone, andranno 3.000 persone o 30 milioni di persone, vincerà chi avrà più un voto dell'altro, il sì o il no. Adesso vi faccio vedere una cosa, l'articolo 70, l'articolo famigerato articolo 70, vi ho preparato questa cosetta, Alessandro dammi una mano. Per far vedere la differenza dell'articolo 70, quello attuale, eccolo qui, questo, molto semplice, l'ho stampato foglio A4, carattere 78, la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, nove parole comprensibilissime. Bene, guardate l'attuale, il futuro probabile articolo 70, mi sa che fatelo scorrere. Vedete dove arriva, piano, vedete dove arriva. Ecco. Ale, mantieni questo. Questo sarà, se dovesse vincere il sì, questo sarà il futuro articolo 70. Signori, la Costituzione, scritta quasi 70 anni fa, è stata scritta dai padri costituenti in maniera semplice. È la regola delle regole, non deve contenere trabocchetti. È la carta madre, deve essere comprensibile a chiunque, dal pastore con le pecore allo scienziato che farà i missili per andare sulla luna. Questo articolo, guardate dove è arrivato, guardate. Questo sarà il futuro articolo 70 e i maggiori docenti di diritto costituzionale hanno dichiarato pubblicamente, andate a verificare, che nel caso dovesse vincere il sì avranno difficoltà in futuro a insegnare diritto costituzionale.
Vi saluto e ma passiamo parola. Adesso la rotolo io. Passo la parola al portavoce al Senato Gianluca Castaldi. Buonasera a tutti. Per me è come parlare in casa, è bellissimo stare a Campobasso, sarò brevissimo perché tutti aspettate i nostri gioielli, dopo di me ci sarà Alessandro, questi ragazzi che stanno dando l'anima, lui specialmente da 3 mesi fa spola tra il Parlamento italiano e le piazze. Per informare la popolazione. Ci tengo a dirlo che dal mio punto di vista il Movimento 5 Stelle ha già vinto, ha permesso ai normali cittadini di conoscere la verità e adesso sta a tutti noi ribaltare la situazione. Spesso dico che non servono comizi, addirittura non serve spiegare e andare nel merito di una riforma che non ha una sola motivazione per votare sì, a meno che siate politici di professione. Questa riforma ci viene proposta dalla figlia di uno che ha derubato risparmiatori della Banca Etruria. Un bugiardo seriale, perché sfido chiunque qui a dire una sola delle promesse mantenute da questo soggetto che ci hanno appioppato a capo del governo. Un signore che in Parlamento dal 1953, e come dice Alessandro la battuta c'è, era vivo ancora Stalin, e soprattutto un delinquente abituale, Denis Verdini. Questa gente ci propone di riformare le istituzioni. Credo sia sufficiente, ma vado nel merito velocemente su 2 temi. Io sono convinto che questa riforma nasce perché 3 anni fa questo popolo ha alzato la testa, ha capito che ci dividevamo tra destra, centro e sinistra, noi popolo, pensando di votare diversamente, e ci siamo riuniti sotto un simbolo che ha dato forza a tutti noi. Questo può riaccadere e la paura che questo riaccada fa sì che questi vogliono riformare lo Stato affinché il voto delle persone non conti. Questa gente, se passa il sì, si assicura il Senato della Repubblica. Il Senato della Repubblica sarà formato da consiglieri regionali e sindaci, in prevalenza soprattutto del Partito Democratico. Non voglio parlare dell'immunità che viene data a persone non elette, questo è aberrante, ma il Senato ha tante prerogative, avrà tanti poteri, tra cui 2 fondamentali che sono quelli che non permetteranno mai a noi, anche se andiamo al governo, di modificare le cose. Le leggi di derivazione europea e nuove riforme costituzionali. Se volessimo noi riformare, perché le vogliamo riformare la Costituzione, ma a vantaggio dei cittadini, come ad esempio mettendo il vincolo di mandato, non potremo farlo più perché il Senato è nelle loro mani. Quindi io vi invito ad andare tutti a votare, non da soli. Portiamo qualcun altro, raccontiamo le ragioni, perché ne abbiamo tante per dire no a questo clan che governa la nostra nazione. Buonasera Campobasso. Buonasera a tutti e grazie. Buonasera. Mi sentite? Anche laggiù? Giù, Carta, ho letto. Mi sentite bene anche giù in fondo? Stanno entrando tante persone. Grazie di cuore per essere arrivati e ce la stiamo mettendo tutta. Io vorrei dirvi, se ci riflettiamo, cercherò di parlare molto molto piano, per cui se ci riflettiamo, il Movimento 5 Stelle spesso è accusato o di essere troppo di destra o troppo di sinistra. Ci hanno detto di tutto in questi anni, che siamo fascisti, comunisti, potenziali stupratori, eversivi, bolscevichi, populisti, demagoghi. Se ci pensate, un giorno siamo di destra perché vogliamo abolire Equitalia, tra l'altro in questo paese Equitalia l'ha fondata il centrodestra, un altro giorno torniamo ad essere di sinistra se vogliamo creare un reddito di dignità, un reddito di cittadinanza per permettere alle persone di non vivere al di sotto della soglia di povertà.
Torniamo ad essere di destra se vogliamo abolire il finanziamento pubblico ai giornali, perché vogliamo staccare quel controllo da parte appunto della politica sui mezzi di comunicazione. Però torniamo ad essere di sinistra se vogliamo tornare dall'Afghanistan, che è una guerra persa, una guerra infame, una guerra che ci è costata 5 miliardi di euro, nonché tante vittime dei nostri militari. Torniamo ad essere di destra se vogliamo abolire il finanziamento pubblico ai partiti, e noi in attesa di una legge già non abbiamo preso un euro di finanziamento pubblico ai partiti, però diventiamo di sinistra se vogliamo più asili nido e se vogliamo per esempio evitare di comprare cacciabombardieri. Soltanto quando ci tagliamo i nostri stipendi, oppure quando appunto non spendiamo un euro di rimborso elettorale perché non li prendiamo, oppure quando candidiamo esclusivamente incensurati, non siamo né di destra né di sinistra, siamo gli unici, siamo il Movimento 5 Stelle. Io oggi vi vorrei dirvi, in un paese in cui il centrodestra ha creato Equitalia e il centrosinistra di fatto ha abolito l'articolo 18 e con il Jobs Act ha distrutto il lavoro, ha ancora senso parlare di destra e di sinistra? Ha veramente senso? Io credo che quando il Movimento 5 Stelle è entrato ha costretto a sposarsi alla luce del sole queste due schieramenti che si erano sempre fidanzati di nascosto, e noi li vediamo da sempre dentro il Parlamento da questi 3 anni inciuciare, parlare esclusivamente dei problemi relativi alle poltrone, parlando delle correnti e delle controcorrenti e non parlare mai dei problemi dei cittadini. Ma perché secondo voi? Perché sono crudeli? I politici sono crudeli? Non è che sono crudeli, è che oggi la lotta che stiamo portando avanti non è più tra destra e sinistra, che per noi sono delle categorie assolutamente obsolete, ottocentesche direi. Oggi è tra il grande che detiene un potere enorme e i piccoli, che tra l'altro siamo una moltitudine, che detengono sempre meno potere, sempre meno diritti. Prima si parlava dei centri commerciali, questo è un problema che c'è in tutta Italia. I centri storici delle città si svuotano, i piccoli esercizi commerciali chiudono, i piccoli artigiani magari massacrati dalle tasse. E vi dico che mio padre è un piccolo imprenditore, ha 70 anni, paga il 67% di tasse, è uno di quegli imprenditori eroi che veramente si taglierebbe un braccio piuttosto di licenziare un dipendente, perché per questi imprenditori, molti purtroppo si sono pure ammazzati, rilicenziare un dipendente sarebbe come licenziare qualcuno che fa parte della sua famiglia. Ecco, esiste un'Italia veramente che non sta mollando e che tra l'altro siamo la maggioranza, che però è schiacciata soprattutto dalle menzogne di questo sistema di informazione, e noi che siamo questo, siamo le piazze, siamo questo mercato, siamo la rete, spesso sì, alziamo anche i toni, perché viviamo anche nella difficoltà di farci ascoltare dal resto del paese, perché se parliamo troppo a bassa voce magari i mezzi di comunicazione non ci riportano, se sbagliamo una parola risulta che questo è il più grande peccato del mondo, quando questa settimana un governatore di una regione qui vicino, che si chiama Vincenzo Di Luca, e lo dico molto molto piano, ha utilizzato delle parole mafiose, un atteggiamento pseudo mafioso, ha invitato al voto clientelare, ha detto fate quello che dovete fare, portate fritture di pesce, ma garantitemi i voti, a me della Costituzione non mi importa nulla, l'essenziale appunto che portiate avanti il voto clientelare. E il Presidente del Consiglio, anziché condannare questo atteggiamento pseudo mafioso, ha invitato tutti di fatto a comportarsi come De Luca, come a dire oggi ci serve il voto clientelare, forse la cosa più importante non è il voto di scambio, che ha distrutto anche questa regione, ha distrutto il sud, ha distrutto il centro Italia, ha distrutto il nord Italia, non è anche il voto di scambio, questo cancro enorme che potrebbe essere spezzato grazie al reddito di cittadinanza. Ma voi credete veramente che queste leggi, che sono le migliori, quelle utili alla collettività, una vera legge anticorruzione, il reddito di cittadinanza, il sostegno alla piccola e media impresa, che è il tessuto economico di questo paese, non siano passate per colpa di Camera e Senato o per colpa della Costituzione? I fallimenti della classe politica oggi li vogliono imputare alla Costituzione. Come dire, è come se gli stessi ladri che ci hanno rubato in casa negli ultimi 30 anni oggi venissero da noi e ci dicessero io ti ho rubato, però oggi se cambio la Costituzione, cioè oggi se mi permetti di cambiarti la serratura della porta di casa, te la cambio io e ti prometto di non rubarti più. È questo il meccanismo, e io vi dico che è veramente una lotta titanica tra questi grandi che detengono un enorme potere, che fanno campagne elettorali con milioni e milioni di euro, e una moltitudine di cittadini che non mollano. Io non gliela voglio dare vinta, voi tutti non gliela volete dare vinta e siete qui stasera. E vi stiamo chiedendo una mano grande.
vi dico un'altra cosa, siamo tanto stanchi perché giriamo tutta l'Italia con i treni regionali. Oggi abbiamo preso il treno da Avellino a Benevento ed era l'ennesimo treno a gasolio che abbiamo preso. Tanti treni a gasolio ci sono in questo paese. Io quest'estate ho girato anche il Molise con il motorino, ho fatto tutta la costa, ho visto una costa splendida che dovrebbe essere valorizzata a livello turistico. Questo paese deve campare solo di turismo, cultura ed enogastronomia. Invece chi sono i padroni del vapore? Sono coloro che trivellano il mare Adriatico, coloro che vogliono cementificare, coloro che vogliono costruire nuovi centri commerciali che magari distruggono i centri storici che sono sempre più abbandonati dai cittadini. Oggi questa è la battaglia e passa anche attraverso questo referendum. Voi direte: ma che c'entra? C'entra una cosa. In questi 3 anni io mi sono reso conto che non ci stanno solo criminali in Parlamento, qualcuno c'è, ma ci stanno brave persone di tutti i partiti politici, anche persone oneste nel PD, in Forza Italia, negli altri partiti, persone oneste. Ma il problema non è l'onestà del soggetto, perché se i politici sono onesti, ma poi non possono, non è che non vogliono, non possono approvare delle leggi utili per la collettività, perché queste leggi vanno contro i partiti politici che li nominano, garantendogli quelle poltrone. Anche l'onestà paradossalmente diventa inutile in quel palazzo. È così. Martin Luther King diceva: io non temo la crudeltà dei malvagi, ma il silenzio degli onesti. Ed è quello, io vi porto questa esperienza dal Parlamento. Veramente credete che le proposte utili, ripeto, non siano passate per la Costituzione? Non passano esclusivamente perché non servono a partiti politici. E che cosa succede fondamentalmente con questa riforma costituzionale? Che un diritto, quello di votare i parlamentari, viene espropriato, viene tolto ai cittadini, viene trasformato in un privilegio da garantire agli stessi denti partiti che grazie al sistema delle nomine controllano i parlamentari che a loro volta fanno le leggi. E se ci pensate bene, oggi che cos'è un partito politico? Guardateli, i partiti politici sono delle SPA, delle società per azioni, dove i principali azionisti sono coloro che gli hanno dato più soldi, cioè i principali lobbisti, i finanziatori, le banche d'affari, che sono le reali mandanti di queste riforme costituzionali. E i finanziatori, finanziando il partito politico, di fatto controllano il politico, il parlamentare che viene nominato dal partito politico e deve rispettare gli interessi del partito politico, che risponde a sua volta ai grandi istituti finanziari o ai suoi finanziatori. È così che passa la legge Fornero. Ma secondo voi c'è stato qualcuno che, quando ha votato la legge Fornero, che l'hanno votata tutti, dal centrodestra al centrosinistra, pensava che fosse una buona legge? Nessuno pensava che fosse una buona legge, però erano costretti a votarla perché evidentemente qualcuno gliel'aveva ordinato, l'aveva ordinato ai loro partiti, e qualcuno sulla legge Fornero si è arricchito, qualcuno sulla distruzione delle pensioni, dei pensionati, si arricchisce, come per esempio oggi costringendo alcuni pensionati di rivolgersi alle banche per indebitarsi e andare in pensione prima, oppure rivolgendosi ai fondi privati, alle compagnie di assicurazioni private, che sono loro a loro volta i grandi finanziatori dei partiti politici. Oggi è questa la battaglia tra cittadini che alzano la testa e vogliono essere sovrani e tanti che sono sudditi, che abbassano la testa e si accontentano di un bonus, di una mancetta. Ma non è stata la politica dei bonus e delle mancette ad averci rovinato questo paese. Non ce l'hanno dati i bonus con gli 80 euro, salvo poi magari toglierceli dopo le elezioni europee, ci siamo già passati, oppure ci hanno alzato le tasse locali. Non è stato un bonus quello per gli insegnanti, per gli studenti: tieni questa mancetta, comprati l'iPad, fai quel che vuoi. Nel frattempo veniva massacrata la scuola pubblica. Perché? Perché c'è un intero sistema che ci vuole sufficientemente ignoranti per poterci poi manipolare con i mezzi di comunicazione, e sufficientemente poveri da controllarci con il voto di scambio. È questo il paese. Che dobbiamo fare di più? Diteci che dobbiamo fare di più e lo facciamo. Da qui al 4, che dobbiamo fare di più? Domani mattina Luigi va ad Agorà, io domani sera starò da Paragone sulla 7, domani abbiamo 2 tappe a Frosinone, a Caserta, giriamo tutta l'Italia con i treni regionali e alla fine avremo fatto una campagna elettorale a costi ridottissimi. Loro se le fanno con gli aerei blu, con gli elicotteri blu, e poi parlano di tagli dei costi della politica. Che dobbiamo fare di più? Dobbiamo usare solo la rete, così risparmiamo, lo facciamo.
facciamo. Dobbiamo candidare solo incensurati, lo facciamo. Non dobbiamo prendere un euro di rimborsi elettorali, lo facciamo. Dobbiamo fare delle denunce importanti in Parlamento contro JP Morgan, Rothschild, Goldman Sachs, banche d'affari che poi te la fanno pagare controllando il sistema informativo. Lo facciamo. Che altro dobbiamo fare? Lo faremo, ditecelo, però dateci una mano, perché da soli non ce la facciamo. Un politico normale viene in piazza e ci viene magari prima delle elezioni a promettere qualcosa, delle fritture di pesce come ha fatto De Luca. Noi ci stiamo, l'avete visto in questi 3 anni, ci siamo sempre stati e non vi promettiamo nulla a parte il rispetto del programma elettorale. E vi diciamo che far parte di questo movimento è bello, è dura alle volte, ti viene il sangue amaro, il fegato ti si ingrossa, alle volte vorresti pure mollare e dire: ma chi me lo fa fare a scontrarmi con questa stampa che ci infanga quotidianamente? Però poi vedi tante persone come questa signora e dici: non gliela voglio dare vinta, voglio provare a lasciare il paese più pulito di come l'ho trovato. E è questo il desiderio che ci spinge tutti quanti ad andare avanti. E contro tutto e tutti ce la stiamo facendo. Guarda, se non vi fidate delle mie parole, fidatevi di questo mercato stracolmo. Continuano ad entrare persone, non ci sono barriere, intermediazioni, ci sono 2 carabinieri che ringrazio e 2 poliziotti che ringrazio e stanno in fondo alla piazza, tranquilli, perché sanno che non abbiamo bisogno di protezione, perché piaccia o non piaccia, ma stiamo facendo il nostro dovere, e si mettono giù in fondo, secondo me pure per applaudire e non farsi vedere. Io sono pure convinto di questo. E grazie a carabinieri e poliziotti, che anche loro sono vittime di questo sistema, costretti in Parlamento a mettersi sull'attenti quando entra Luigi Cesaro, l'autista del boss fondatore della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, e sono costretti a mettersi sull'attenti. Costretti a mettersi sull'attenti quando entra Verdini in Senato, uno che è stato già condannato per corruzione poi prescritto, e da poco, la settimana scorsa, i magistrati hanno chiesto 4 anni di carcere per corruzione nell'ambito di un processo relativo alla P3, l'evoluzione della P2, un'organizzazione segreta eversiva volta a condizionare gli organi costituzionali dello Stato, e Renzi l'ha fatto padre costituente questo soggetto. Ma non sono neanche loro i responsabili, loro sono quelli che mettono la firma. Ma poi chi sono i mandanti? Ve lo dicevo, sono queste banche d'affari che lucrano sulla privatizzazione dei nostri diritti. A noi, noi adoriamo le imprese private, ci tagliamo gli stipendi. Luigi fa un lavoro enorme con le imprese private, con le piccole e medie imprese, ripeto, il tessuto economico di questo paese. Però pensiamo che i diritti debbano restare pubblici, debbano essere garantiti dalla Costituzione. Il diritto all'acqua, al trasporto, alla salute. E guardiamo gli ultimi 30 anni. Ce li hanno tolti giorno dopo giorno. E oggi che vedono? Che il popolo inizia a svegliarsi, ad alzare la testa, non li voterebbe più, loro si devono cautelare. Come? Evitando che i cittadini possano votarli o non votarli più, cioè garantendo questa possibilità solo ai partiti politici. È questo il meccanismo di queste riforme costituzionali, soltanto questo. Ha senso parlare di questi soggetti, di Renzi, di Napolitano? Vi posso raccontare la biografia di Napolitano, vi posso dire tutto, però ho capito che sono prestanome politici di poteri molto più forti. Scusate se mi scaldo, però ho fatto veramente 10.000 chilometri da quest'estate in giro e ci tengo, l'ho capito ad agosto, che era una battaglia incredibile. Veramente concludo dicendovi che ci serve una mano, perché da soli non ce la facciamo, perché di più anche fisicamente non riusciamo a fare. Alle volte torniamo a casa spompati, magari non vediamo i genitori da tanto tempo, facciamo anche dei sacrifici, anche se penso che i sacrifici veri li fanno i cassaintegrati, gli operai dell'Ilva, tutte le persone che sono costrette a lasciare questo paese per colpa della corruzione, del malaffare e dell'immoralità che c'è nelle teste di tanta gente. Dateci una mano, questa è un'occasione di metterci di traverso ad un sistema che ci ha impoverito, di dire di no, nel senso che un popolo che dice di no, che vuole votare, che non baratta un diritto in cambio di un bonus, perché gli esseri umani si valutano da questo, da quanto sono capaci di non barattare un diritto in cambio di una mancetta. Un cittadino sovrano non si accontenta di un bonus che è sempre tra l'altro elargito dal sistema di potere, ma combatte a testa alta, a schiena dritta e rivendica i diritti. Grazie Campobasso, grazie Molise, viva l'Italia! Grazie a tutti! Andrea Cioffi è di Salerno, la problematica De Luca la conosce bene. Grazie a tutti! Dateci una mano, dateci una mano!
Quello che avete visto adesso si chiama empatia, si chiama amore, si chiama forza e passione. Se la politica ritorna a essere quella cosa lì, ritorna a essere passione vera e non svendita, ritorna a essere quella cosa bella, quella con la P grande. E questo è quello che chiediamo alle persone. Di metterci quel sano atto d'amore che tu fai nei confronti di chi ti è a fianco. Io sono di Salerno e a me De Luca mi fa un tantinello schifo. Per quello che fa, per quel sistema di cui avete sentito le sue parole. Mettetevi in moto, fate qualunque cosa per avere i numeri e i voti. Quando noi diciamo che vogliamo dare il reddito di cittadinanza alle persone, sapete che cosa significa quella cosa lì? Significa dare alle persone la libertà. La libertà di poter mandare a fanculo quel signore che viene da te e ti dà 30 euro per il tuo voto. Perciò non lo vogliono fare e non lo faranno mai questi signori, perché per loro la parola libertà è morta. Ci sta persino uno che l'aveva messo nel nome del partito libertà. Pensate come hanno rubato la parola. E questo è quello che avviene. È una truffa semantica questo referendum, quando loro usano le parole per fare l'esatto opposto di quello che è. Avete sentito? Adesso si dice che c'è la legge pronta per far sì che i senatori possano essere eletti. Avete sentito? Fornaro, Chiti. Quella ipotesi non è praticabile, perché quando verrà, e noi ci auguriamo che non succeda mai, quando diventerà Costituzione la loro riforma, i senatori devono essere eletti dai consiglieri regionali, e se propongono questa legge sarebbe incostituzionale. È una truffa quella cosa che ci vengono a dire, è una presa in giro, e continuamente fanno questo. Ridurre i costi si può fare senza cambiare la Costituzione? Noi l'abbiamo fatto, perché loro non l'hanno voluto fare? Perché senza cambiare la Costituzione si poteva fare? E invece non lo vogliono fare. Vogliono semplicemente levarti il diritto di votare. Prima avevamo due schede, adesso ne avremo una sola. Questa è democrazia o è sottrazione di democrazia? La dittatura è il punto massimo di un sistema oligarchico. Diciamo che è un sistema oligarchico, però può diventare dittatura. E quando vediamo che tra le tante cose modificano l'articolo sulla dichiarazione dello stato di guerra, è un articolo di cui si parla poco. Prima la dichiarazione dello stato di guerra presupponeva il voto della Camera e del Senato, però era stato scritto all'epoca, quando lo fece i pari costituenti, con un sistema elettorale proporzionale puro. Adesso lo fa solo la Camera, eletta con l'Italicum. Un solo partito può teoricamente dichiarare lo stato di guerra. Ovviamente nessuno si augura mai che questo succeda. Ma perché dare questa possibilità? Perché? Perché vogliono sottrarre tutte queste cose alle persone? Perché? Forse perché loro sono abituati a quel sistema di cui De Luca è uno dei più grandi esponenti. Quell'uomo che comanda da 23 anni a Salerno. Pensate, sono 23 anni che comanda. 23! È mai possibile che una persona comanda da 23 anni? Un uomo che quando stava sui palchi, e io me lo ricordo, quando stava sui palchi in campagna elettorale per il Comune diceva: io rappresento la destra europea. Pure questo è arrivato a dire. Questi sono questi signori che un domani vorrebbero diventare senatori della Repubblica. Ma di che stiamo parlando? Allora noi non la dobbiamo toccare questa Costituzione. Si può toccare, ma non così, non in questo modo. Questa è solo una sottrazione della democrazia delle persone, e noi dobbiamo far sì che le persone siano vive e partecipi. Altro che le cose che dice De Luca, scusate se insisto, ma purtroppo dopo 23 anni un pochino non lo sopporto più, quando viene a dire che
è impensabile che ogni cittadino sia rappresentato. E allora chi deve essere rappresentato? Lui e quelli come lui? Ma se ne vadano tutti a casa. Sergio Puglia. Grazie Andrea. Buonasera. Allora siamo giunti a un momento storico. In Italia questo stesso momento storico lo abbiamo avuto il 2 giugno del 1946, quando gli italiani hanno scelto la Repubblica anziché la monarchia. Siamo nello stesso momento storico. Chi non ancora l'ha capito, si svegli, perché siamo in quel momento. Il 4 dicembre sarà fondamentale. Sarà fondamentale che ciascuno di noi, qui e ora, quando esce, fa capire ad altre persone l'importanza di dire no a queste persone, di dire no a questo sistema. Perché badate bene, non è un no semplice, è un no a un sistema, è un no a un modo di fare, è un no a una politica che sa che il cittadino può cacciarlo e si è chiusa, non consentendo più al cittadino che vuole cacciarlo di cacciarlo, perché nel momento in cui hanno ridotto il diritto al voto, creandosi una camera tutta loro, un po' come fece il re che ci aveva la camera della casta, anche loro hanno fatto la stessa cosa, hanno creato la camera della casta, che non potrà mai più essere votata dal popolo, ma si votano da soli. Cioè immaginiamo sto consigliere regionale che si vota da solo, magari proprio Vincenzo De Luca che si vota da solo, magari c'ha questa sua cabina elettorale direttamente in regione, magari con la sua faccia, me lo immagino, si va a votare da solo, poi esce, uè, ma raccomando, vota me, troncherò in frittura, vai! Quindi, siamo veramente all'assurdo, loro hanno paura e quindi tolgono il voto ai cittadini, perché il voto dei cittadini può mandarli a casa, quindi si stanno proteggendo, e stanno usando tutte le tecniche che ci sono per fare il lavaggio del cervello alle persone. Il tutto parte già dal quesito. Il quesito è bello, no? È bello, come la mela di Biancaneve. Ve la ricordate la mela di Biancaneve? Ve la ricordate, no? Bella, grande, rossa, lucida. Però dentro c'è il veleno. Tuttavia, era invitante. Vota sì, mangi la mela, vota sì, mangiati la mela. E questo è in realtà il trucchetto, perché una volta mangiato la mela, quindi una volta che il cittadino viene convinto del fatto che vengono ridotti i parlamentari, mangia la mela e poi si accorgerà che sono ridotti i parlamentari del popolo e sostituiti da 100 nuovi parlamentari della casta, la casta che vota la casta, e con l'immunità parlamentare la casta che protegge la casta. Siamo veramente all'assurdo. Il popolo, ogni volta che questi signori gli hanno proposto qualcosa che il popolo non vuole, il popolo non si è mai potuto esprimere. Riforma, loro chiamano riforma, le cose più brutte. Riforma della scuola, vi è piaciuta? No! Riforma Fornero, vi è piaciuta? No! Riforma del Jobs Act, vi è piaciuta? No! Riforma costituzionale, vi piace? No! Però la riforma costituzionale abbiamo la possibilità, a differenza delle altre, veramente di esprimerci. Quindi mi raccomando, sarà fondamentale fino all'ultimo minuto, guardate che la situazione è sì e no, stanno vicini, non ci facciamo convincere dalla TV che cerca di dire a chi già vota no, non ti preoccupare, tu voti no, stai tranquillo, vincerai, quindi statti a casa, non scendere. Non è vero, siamo vicini, quindi vuol dire che sarà importantissimo fino all'ultimo voto. Sarà fondamentale che noi andiamo là e diremo no, Yad Ben!
Carlo Sibilia. Buonasera Campobasso, grazie a tutti di essere qui. Veramente è una grande emozione, siete tantissimi. Cercherò di non urlare perché mi hanno detto dalle retrovie che c'è un po' di eco. Quindi vorrei che tutti mi ascoltassero, soprattutto quelli che sono più dietro, perché generalmente sono quelli più indecisi, quelli che ancora cercano di capire se votare sì o votare no. Lo so, purtroppo esiste anche questo. Bisogna spiegare fino in fondo le nostre ragioni. Del resto noi possiamo farlo, gli altri non lo so. Questa è una cosa importante che volevo comunicarvi e voglio iniziare dicendo una cosa. Ringrazio tutte quelle persone che oggi hanno reso possibile questo evento, perché non dimenticate mai che il Movimento 5 Stelle non prende un centesimo di finanziamento pubblico ed è rimasto l'unica forza politica in Italia a mantenere questa promessa che aveva fatto prima delle elezioni, come tante altre. Quindi questa già è la cosa più bella che possa capitare, il fatto di poter stare vicino l'uno con l'altro e non avere tra di noi alcuna barriera. Io sono arrivato qui dalla stazione fino a questo splendido mercato coperto senza la scorta e senza auto blu, che non è una rivoluzione, è una cosa normale, è una cosa normalissima, che vi dà la dimensione della rivoluzione già accaduta, perché non c'è più differenza tra quello che oggi è un parlamentare e quello che oggi non è un parlamentare, è un cittadino. Non c'è differenza tra di noi. Se ci fosse qualcuno di voi qui su questo palco a spiegare le sue ragioni del no, nessuno potrebbe capire la differenza, perché siamo tutti uguali e questa è già una grande rivoluzione che abbiamo messo in atto. Non ce la dimentichiamo mai, perché la stiamo vivendo e non ce ne rendiamo conto, la sottovalutiamo delle volte. Allora io voglio dirvi delle cose importanti su questo referendum. Questo referendum ha una grande caratteristica: non deve essere capito. Lo ha detto Franceschini. Il ministro Franceschini, il ministro della cultura, è andato in televisione e ha detto: il referendum non deve essere capito. Mica i cittadini devono capire il referendum. Assolutamente no. Voi avete sempre pensato che la prima cosa fosse avere delle leggi comprensibili, che tutti quanti potessimo capirci sulle leggi che abbiamo, che regolano il nostro rapporto, il nostro Stato. E invece no. Quelli che sostengono il sì, il ministro Franceschini, dice che queste leggi non devono essere capite, ma devono produrre un effetto. E io vorrei chiamare Patrizia Manzo ed Antonio Federico, che sono i vostri consiglieri regionali, che fanno un grande lavoro e si sbattono da tempo sul territorio, per farvi vedere quale sarà l'effetto. Datemi una mano con questo lavoro che abbiamo fatto, è un cartellone vissuto. Io vi faccio vedere quale sarà l'effetto grazie a loro, vi faccio vedere quale sarà l'effetto che produrrà questa riforma se mai dovesse vincere il sì. Portatelo più avanti, fatelo vedere ai vostri concittadini, ai vostri corregionali. Questo è l'effetto di cui parlava Franceschini, l'effetto di avere 57 senatori, tieni l'altro, 57 senatori pescati, non eletti, perché se dovesse vincere il sì, tutti quelli che hanno più di 25 anni in questa sala non potranno mai più scegliere i propri senatori. E questa è una cosa gravissima. Invece di darci un diritto, questa riforma ce lo toglie ed è per questo che dobbiamo votare no. Tra questi senatori, 57 saranno del Partito Democratico. Questa è una proiezione fatta in base all'articolo 57 di questa riforma. Se va in porto il sì, ce ne saranno 57 del PD, tra sindaci e consiglieri regionali, 28 del centrodestra, 5 di partiti a caso e 5 del Movimento 5 Stelle. Ci sarà il Partito Democratico, un partito che oggi non arriva al 30%,
che si prenderà il 57% della Camera Alta, che come vedete non verrà abolita. E questo, signori, è un sovvertimento della volontà popolare al quale il 4 dicembre dobbiamo assolutamente andare a dire no e dobbiamo spiegarlo agli amici. Fotografatelo! Queste sono le nostre armi, i vostri telefonini, le vostre fotografie in rete. Noi non ce l'abbiamo più la televisione ci ha voltato le spalle, oggi non esiste più la RAI. Oggi prima la RAI era lottizzata, c'erano i partiti all'interno, oggi è monopolizzata, c'è solo il governo, vogliono tutti che votiamo sì. E allora l'avete visto, teniamolo ancora un po', fate delle fotografie e fatelo girare in rete, fatelo ora, facciamo un esperimento, inviate tutti quanti in questo momento una fotografia di questa immagine, di quella che sarà una porcata che se dovesse vincere il no, e scriveteci sopra io dico no a queste porcate. Così si batte la stampa di regime, così si batte la stampa di regime. Grazie a questi fantastici consiglieri regionali che sono sicuro che sarebbero i primi a vergognarsi di stare in un senato del genere, un senato che rischia di dare l'immunità parlamentare a gente come De Luca. Io sono entrato in questo mercato e ho sentito l'odore di De Luca, non so se vi è capitata la stessa cosa. Un odore un po', no, particolare. E questo è il livello delle persone. Allora, lo vedete che ci sono tantissimi artisti, gli artisti che oggi sono per il sì. Qualcuno ha anche la decenza di non dire il motivo per il quale è a favore del sì, perché chiaramente non lo sanno. Però qualcuno si è spinto oltre, per esempio c'è una conduttrice di Sky, io devo parlare di loro perché i politici che dicono sì e che ci spiegano i motivi non esistono, io non ne trovo più, cioè non vedo più un politico che ci mette la faccia e dice bisogna votare sì per questo motivo, non esistono. Un altro motivo qual era? La velocità era un motivo, bisognava avere le leggi più veloci, forza facciamo le leggi velocemente. Perché bisogna avere più leggi. Chi di voi sa quante leggi esistono in questo paese? C'è chi dice 150.000, c'è chi dice 350.000. Io vi faccio una domanda. L'Italia ha bisogno di poche leggi fatte bene o di tante leggi fatte di merda? L'Italia ha bisogno di più leggi fatte male o di poche leggi ma fatte bene? L'Italia ha bisogno di poche leggi. Di poche leggi fatte bene che risolvono i problemi definitivamente. Risolvono i problemi che hanno creato a questa struttura, che chiunque viene a farsi la campagna elettorale vi dice che ci farà dei grandi progetti e poi fanno solo parcheggi per i centri commerciali. Funziona in tutta Italia così. Hanno distrutto la nostra piccola e media impresa per questo motivo. Se questo mercato ha chiuso è perché hanno ucciso la nostra economia locale vendendoci al mercato internazionale. Renzi, attraverso la fondazione Open, prende i soldi dalla JP Morgan, che è una grande banca d'affari. La JP Morgan il 28 di maggio 2013 ha scritto questa riforma costituzionale e questa riforma costituzionale la sta portando a termine per il proprio tornaconto personale, perché ha preso i soldi dalla JP Morgan. Questa è la clientela ad alto livello. C'è chi vuole farvi cambiare 47 articoli della Costituzione, più di un terzo, a botta di fritture di pesce, con le clientele. Noi non dobbiamo permettere questo scempio, dobbiamo andare lì convinti di poter finalmente mandare a casa questa persona e questo governo che ormai nessuno più vuole. Il 5 dicembre facciamo vincere i no, andiamola a votare il 4, facciamo vincere il 5 dicembre il no e mandiamo Renzi a casa. L'unico voto per il cambiamento è votare veramente no. Grazie a tutti, ciao Campobasso, vi lascio alla mia grandissima amica Vilma Moronese. Lasciatemi dire solo una cosa, voi magari non lo vedete dal palco, Vilma è ingessata, c'ha un metatarso spaccato, ha fatto una campagna elettorale muovendosi su una sedia a rotelle, ma oggi è fresca e pimpante, è qui. Questa è una cosa che nessuno potrà mai toglierci, il cuore tanto che si fanno queste persone, che io ringrazio e che sono un esempio per me. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Sono io che ringrazio voi per essere venuti qui stasera a questa
tappa del treno tour del Movimento 5 Stelle in difesa della Costituzione. Io sarò breve perché tanto è stato detto e cercherò anche di mantenere la calma, di non arrabbiarmi. Ma quando si parla di Renzi, di questo governo e di questa riforma costituzionale mi è un po' difficile, ma ci provo. Io voglio fare una riflessione con voi. Ditemi un solo provvedimento, una sola legge che questo governo ha varato e che ha fatto votare con atti di forza in Parlamento che sia a favore dei cittadini. Si doveva occupare di ambiente, ha approvato a forza di fiducia lo sblocca Italia, che ha dato il via alle trivelle, a 8 nuovi inceneritori su tutto il territorio nazionale. C'è stato lo scandalo della Banca Etruria, giusto che c'è anche un piccolo conflitto di interessi perché è coinvolto il papà del ministro Boschi, che è quella che ha messo la firma su questa riforma. E anziché fare un provvedimento salva risparmiatori, ha fatto il decreto salva banche. Si doveva occupare di lavoro e anziché tutelare i diritti dei lavoratori ha fatto il Job Act, ha creato la classe dei precari a vita. Ma se il Movimento 5 Stelle fosse al governo, voi che cosa ci chiedereste di fare? Ci chiedereste di approvare il reddito di cittadinanza per risollevare 9 milioni di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. Ci chiedereste di mettere mano alle pensioni minime. Ci chiedereste di fare una legge anticorruzione seria. La dignità. Ci chiedereste di fare una legge anticorruzione seria, perché in un paese come il nostro, dove ci sono politici, continuamente politici, che vengono arrestati e condannati e che la fanno sempre franca, eppure ci troviamo in un paradosso tutto italiano. Abbiamo un Parlamento dichiarato illegittimo perché eletto con una legge incostituzionale, lo dice la sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale. Abbiamo un governo che anziché svolgere il proprio ruolo di potere esecutivo si è appropriato anche del potere legislativo. Abbiamo un Presidente del Consiglio non eletto da nessuno e questi stanno mettendo mano allo stravolgimento della nostra bella Costituzione nei suoi principi cardini, democrazia e sovranità popolare. E la banda Bassotti, Renzi, Verdini, Boschi, come lo sta facendo questo? Vi sta togliendo il voto, perché voi non potrete più votare i vostri rappresentanti in Senato, che saranno nominati fra consiglieri regionali e sindaci, casta che nomina la casta. La cosa grave è che questi nuovi senatori, che rappresentano la classe politica più corrotta del nostro Paese, acquisiranno l'immunità parlamentare e quindi la faranno franca anche nelle inchieste della magistratura, proprio perché avranno l'immunità. Quello che sta accadendo con questa riforma costituzionale, in abbinamento con la legge elettorale, è quello di accentrare tutti i tre poteri massimi, legislativo, esecutivo e giudiziario, nelle mani di una sola Camera che farà capo a una sola persona, il Presidente del Consiglio. Signori, questa si chiama dittatura ed è un potere enorme che gli stiamo dando se votiamo sì a questa riforma. Allora, mettiamo da parte quello che è il quesito referendario. Le vere domande ve le faccio io ora, stasera. Volete voi rinunciare davvero per sempre al diritto di voto? Volete davvero dare tutto questo potere nelle mani del Presidente del Consiglio? No! Volete dare credibilità a questa classe politica corrotta e mafiosa? No! Allora Campobasso, gridalo forte e chiaro, il 4 dicembre come voterai? No! Ottimo, grazie a tutti. Non potevamo chiudere che in bellezza con il nostro super attivista, portavoce, nonché vicepresidente alla Camera, scusate se poco, Luigi Di Maio. Buonasera a tutti. Esattamente 2 anni fa ci davano per morti, eravamo
mi ricordo al 15%, erano appena finite le elezioni europee e tutti quei grandi analisti, opinionisti, giornalisti dicevano no, ma il Movimento 5 Stelle è un fuoco di paglia, è quasi finito. E per mesi hanno ripetuto quella cosa come un mantra, come se lo ripetessero a se stessi, non come se fosse la verità. E oggi, dopo 2 anni, nonostante le loro previsioni, siamo di nuovo la prima forza politica dell'Italia, del Paese, con oltre il 30% dei consensi. Questo che cosa significa? Significa che come nel resto d'Europa i partiti tradizionali sono in crisi, anche in Italia quelli che sono i partiti che ci hanno governato negli ultimi 15 anni hanno paura di perdere il potere e cercano un modo per non mandare noi al governo del Paese. Ve lo dico con molta franchezza, potranno modificare le leggi elettorali, modificare la Costituzione, togliere il diritto di voto al Senato della Repubblica, ma non riusciranno mai a fermare il Movimento 5 Stelle e il suo arrivo al governo di questo Paese. Io su questo stasera voglio fare un piccolo focus, perché se non ci chiediamo prima di tutto perché stiano modificando 47 articoli della Costituzione, è inutile che discutiamo del merito, perché magari su 47 articoli modificati ce ne sarà uno, ce ne saranno due buoni, ma non è questo il punto. Perché stanno modificando la Costituzione? Per farvi risparmiare soldi. Questa riforma vi fa risparmiare 50 milioni di euro circa, ma quanto vi costa il referendum del 4 dicembre? 300 milioni di euro, siamo già sotto di 250 milioni di euro. E quanto vi è costato discuterla in Parlamento per 2 anni al modico costo di 100.000 euro all'ora che vi costa la Camera dei Deputati? Decine di milioni di euro. E quindi di quale risparmio stiamo parlando? Vi fa risparmiare delle poltrone? Vi diranno che eliminano 200 poltrone al Senato, ma non vi dicono che con una legge 2 anni fa hanno creato 30.000 nuove poltrone nei comuni italiani, 6.000 poltrone da assessori e 25.000 consiglieri comunali. Ora voi direte, ma il consigliere comunale non vale un senatore? Sì, ma 30.000 consiglieri comunali e assessori valgono molto di più di 200 senatori nei costi della politica italiana. Vi dicono che serve questa riforma a fare le leggi in maniera più veloce. Lo sapete quante leggi abbiamo approvato negli ultimi 3 anni e mezzo? Una ogni cinque giorni. Il problema di questo Paese è che si fanno troppe leggi, a tal punto che ogni volta che abbiamo un problema ormai non sappiamo più quale sia la legge che si riferisce a quel problema e quale sia l'ente che ci deve risolvere quel problema. E si chiama burocrazia. La burocrazia non è nient'altro che un Parlamento che fa una legge ogni 5 giorni non per risolvervi un problema, ma per dire di averla fatta, per riempire un titolo di TG. Allora non è una questione di costi, non è una questione di velocità, non è una questione di poltrone. E allora qual è il punto? Io provo a darvi la nostra visione, quella di parlamentari che stanno da 3 anni e mezzo lì dentro e abbiamo visto questi signori fare questa riforma. Sono 2 anni da quando hanno capito che il Movimento 5 Stelle non era spacciato, non era morto, che fanno leggi per impedire a voi, quando andate a votare, di mandare a casa questi signori. Hanno fatto la riforma delle province, ve la ricordate? Vi avevano detto abbiamo abolito le province. Adesso vi dicono votate sì per abolire le province. E cosa faceva quella legge allora? Faceva una cosa, non aboliva le province, aboliva voi. Perché le province restano in essere, ma voi non potete più votarle se le votano tra di loro, tra consiglieri comunali e sindaci. Hanno fatto le città metropolitane, mica potete votarle le città metropolitane, eppure gestiscono i vostri servizi, gestiscono i servizi di un'intera area metropolitana, trasporti, gestiscono strade, gestiscono edilizia scolastica, eppure non potete votarle. Poi hanno fatto una legge, l'Italicum, quello della Camera. Voi vi ricorderete il Porcellum, era la legge elettorale che diceva chi deve entrare in Parlamento lo decidono i partiti, tu se vuoi metti solo la X sul simbolo, ed è stata dichiarata incostituzionale. Poi che hanno fatto l'Italicum, che vi dice potete mettere la preferenza,
ma il 70% della nuova Camera dei Deputati sarà eletta con i capilista bloccati, cioè quelli che decidono i partiti. Voi potete mettere tutte le preferenze che volete, ma alla fine quelli che entrano alla Camera per il 70% saranno quelli che loro indicheranno in cima alla lista. Ora vi fanno la legge costituzionale, la riforma del Senato, e che cosa fanno? Vi tolgono il diritto di votare il Senato. Ma c'è bisogno di dire altro per capire che questa riforma è l'ennesimo tassello che mette una classe politica di persone che non hanno più i voti ma vogliono restare lì dentro, e quindi invece di andarsene a casa mandano a casa voi togliendovi la scheda elettorale. È questo il punto, non c'è nient'altro, perché poi è tutta una conseguenza. Le lobby che vogliono questa riforma sono quei poteri economici che non hanno più la capacità di stare sul mercato senza l'aiuto della politica e si aggrappano alla politica, che a loro volta si aggrappa alla riforma costituzionale. Pure noi vorremmo fare una riforma della Costituzione, ve lo dico con molta franchezza. A questa dobbiamo votare no, a meno che non siate d'accordo a far sparire la scheda elettorale del Senato della Repubblica, perché il Senato resta lì. Si comporrà come vi ha fatto vedere Carlo, del 60% di senatori del PD, nonostante loro abbiano il 30%, il 29% di consensi, e avranno anche l'immunità parlamentare. Quindi, morale della favola, chi vota sì si toglie un diritto e gli dà un privilegio in più, l'immunità parlamentare a consiglieri regionali e sindaci che prima non l'avevano. Ma anche noi vorremmo modificare la Costituzione, ma in 3-4 punti. 3-4 punti che, guarda caso, non ci sono in questa riforma costituzionale. Il primo: se un cittadino sbaglia, se il signor Rossi sbaglia, va in galera. Se un politico sbaglia, si salva dalla galera con l'immunità parlamentare. Aboliamo l'immunità parlamentare in questo Paese. Facciamola sparire. Facciamola sparire. Secondo, io faccio parte, insieme a tutti gli altri parlamentari che sono intervenuti qui, di una legislatura che negli ultimi 3 anni e mezzo ha visto il record di cambi di casacca della storia della Repubblica. Ai tempi di Cirino Pomicino e De Mita erano più fedeli al mandato elettorale degli ultimi 3 anni e mezzo di legislatura. E questo lo dice la matematica, non è un giudizio, non vuole essere un complimento a quelli lì. Il 37% dei senatori ha cambiato partito almeno una volta, alcuni hanno cambiato 6 volte partito in 3 anni e mezzo. Il 25% della Camera dei Deputati ha cambiato partito almeno una volta. Alla Camera il terzo partito è il gruppo misto, al Senato il terzo partito è il gruppo misto. Allora, a me piace una Costituzione, quella del Portogallo, che all'articolo 163 ha scritto una cosa: sei un parlamentare? Entri in Parlamento, vuoi cambiare partito perché non ti ci ritrovi più, è un tuo diritto, ma torni a casa, non ti vendi al miglior offerente. Chi cambia partito torna a casa. E poi un'altra cosa, io sono entrato in questo movimento come tanti di voi perché ero stanco di dover pregare la politica per ascoltarmi. Noi non siamo entrati in questo movimento per delegare a qualcun altro il nostro futuro. Noi abbiamo sempre parlato qui di strumenti di democrazia partecipata, che sono molto più importanti dell'avere parlamentari all'interno delle istituzioni o consiglieri regionali. E qui nessuno ha il coraggio di fare una cosa che esiste in tanti paesi del mondo, si chiama referendum propositivo senza quorum. Io raccolgo 500.000 firme per una proposta di legge, per esempio per abolire la legge Fornero, abolire i vitalizi. La presento, 500.000 firme per presentarla, si indice un referendum, se vince il sì è legge e non devo più pregare nessuno per farla approvare in Parlamento. Questa è una modifica che si può inserire nella Costituzione. Ma vi voglio dire anche un'altra cosa, forse l'avranno detto chi è intervenuto prima.
Qui nessuno mi ferma per strada e mi dice: vi prego, mio figlio è disoccupato, fate la riforma della Costituzione. Nessuno mi dice: il mio negozio sta fallendo, vi prego, fate un'altra legge elettorale. Qui tutti ci parlano di pensioni, tutti ci parlano di disoccupazione e di reddito di cittadinanza, ci parlano di abbassare le tasse sulle imprese, tutti ci parlano di problemi concreti. L'unico che parla di riforma della Costituzione è il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché ha bisogno di salvarsi la poltrona insieme ai suoi amici di partito. Noi non dobbiamo rinunciare a parlare di temi concreti. E infatti una cosa voglio dire: noi abbiamo un programma, vogliamo dare un reddito di cittadinanza a 9 milioni di persone che in questo paese vivono sotto la soglia di povertà. Tu sei un cittadino che non ha un lavoro, lo Stato ti dà un reddito, ti forma lavorativamente, ti chiede di fare 8 ore settimanali per lo Stato, perché se lo Stato ti dà qualcosa, tu dai qualcosa allo Stato, poi ti propongo 3 lavori, se non ne accetti neanche uno perdi il reddito, se lo accetti rientri nel mondo del lavoro. Funziona così in tutta Europa, funziona così, e si chiama reddito di cittadinanza. E qualcuno dice che non ci sono le coperture, non ci sono i soldi. Hanno ragione, perché quando dicono che non ci sono i soldi è perché noi i soldi li vogliamo prendere dai loro stipendi, dai loro vitalizi, dalle loro auto blu, dai loro voli di Stato, dai loro enti inutili, dalla tassazione sul gioco d'azzardo, e non lo riconoscono. Se veramente si volevano risparmiare i soldi, si approvava la nostra proposta. 90 milioni di euro vi facevamo risparmiare, non con 2 anni di lavoro in Parlamento per fare una riforma che ci costa 300 milioni di euro di referendum. Noi avevamo proposto una cosa: i parlamentari guadagnano 10.000 euro al mese, 3.000 euro netti più rimborsi rendicontati, 2 ore di lavoro alla Camera, 2 ore di lavoro al Senato, iniziavi il martedì, la domenica era già legge e risparmiavi 90 milioni di euro. Altro che referendum e 2 anni di riforme costituzionali per 50 milioni di euro. Qui i consiglieri regionali del Molise, i nostri consiglieri regionali, hanno fatto una cosa stupenda. Siccome nessuno voleva rinunciare al proprio stipendio, a dimezzarselo, i nostri consiglieri regionali già lo fanno, si dimezzano lo stipendio. Siccome nessuno voleva dimezzarselo degli altri, sono riusciti a far passare una norma che dice che prima era irrinunciabile lo stipendio, adesso è rinunciabile. Questo significa che tutti i consiglieri regionali, senza aspettare una legge, possono accedere alla rinuncia di metà del proprio stipendio. Che cosa significa questo? Che nessuno vi può venire più a dire: serve una legge per dimezzare lo stipendio, se no non possiamo dimezzarci lo stipendio. In questa regione chi vuole domani mattina scrive una lettera al Presidente del Consiglio regionale e dice: io guadagno 10.000, voglio 5.000 lordi, che sono 3.000 netti. E per questo dobbiamo ringraziare loro. C'è qualcuno che lo ha fatto? Sì, 2, i nostri, per ora. Nessun altro. E questa è una vecchia storia, perché questo è un movimento che da 3 anni e mezzo in Parlamento non ha aspettato una legge per rinunciare ai privilegi. Solo noi parlamentari abbiamo restituito 18 milioni di euro di stipendi tagliati, e con quei soldi abbiamo fatto partire 3.000 tra negozi, studi professionali e imprese che danno lavoro a 6.000 cittadini italiani. Significa che in Italia ci sono 6.000 italiani che invece di emigrare all'estero hanno trovato lavoro grazie a un politico che si è tagliato lo stipendio, un politico del Movimento 5 Stelle. Ora, quello che facciamo noi, che è poco, 18 milioni sembrano tanti ma sono pochi per il bilancio dello Stato, 3.000 imprese sono poche perché in questo paese chiudono 280 imprese al giorno, ma dateci l'opportunità di governare e applichiamo le regole che applichiamo a noi, a tutti gli altri partiti politici, a tutti gli altri eletti, e cominciamo veramente
a recuperare soldi per abbassare le tasse e lanciare il reddito di cittadinanza. Votiamo no e accediamo al cambiamento. Li mandiamo a casa e ci date la possibilità di chiedere nuove elezioni, andare a votare e andare al governo. Chi vota sì non ha niente da sognare, darà solo più potere a chi il potere lo ha già avuto e ci ha fatto la legge Fornero, il Jobs Act, le pensioni d'oro e la buona scuola. Ho finito la voce, votiamo no. Grazie. Grazie. Saluto tutta Campobasso ringraziandovi per questa grandissima partecipazione di questa sera e vorrei ricordare che come Movimento 5 Stelle Molise continueremo il nostro tour andando su e giù per il territorio molisano a portarvi nelle piazze le ragioni del no a questo referendum costituzionale. Ci vediamo domenica 27 a Termoli e la mattina a Campomarino. Grazie.